Sai che non è il fuori nel paese? Dove va? A fuori. A fuori, ci vorrei andare anch'io. Dove va, dove va? Non l'ho capito. Qua a salire. A fuori, ci vorrei andare anch'io. Un giovane che ci vuole fare prete. Prete? Prete domenica? Chi te l'ha detto? Lui, l'ha detto sua madre l'ha detto alla Maddalena perché sono cugine. La Maddaletta l'ha detta mia zia perché sono amiche. Mia zia l'ha detta mia madre perché sono sorelle. Io non li sentire. Mi dispiace se Domenico va via. Ma prete, ha proprio detto prete. E dove va a Torino? Va all'oratorio di Valdocco. Ah, sì, sì. Quello dove ci sta quel prete, dai, Don Bosco. Quello che fa i sogni che poi si avverano. Prende. Mi piacerà anche a Renzo, a Michele e a Guido. Chissà Guido, forse si metterà a piangere. Anche a me dispiace. Domenico è un bravo ragazzo, proprio bravo. Oh, questo sì. Primo trimestre ottimo, secondo trimestre ottimo. Terzo semestre, terzo trimestre ottimo. Premio d'educazione sabato e domenica. Premio calligrafia sabato e domenica. Visto. Che mi condotto sabato domenica. E io Nino, figlio di Camillo, e il maestro mi fa: ma va a pascolare i maiali. Questa è la ragione. Trovato una cicca. Di chi era la cicca? Dammi mia, dammela tutto. Ah, fumi, così piccolo. Il maestro dice, tra voi ci sono fumatori precoci. Di qui. Se vuoi la spia, ti spacco la valle, ti spacco. Allora fammi dare una tirata. Anche a me? Una sola. A me due allora. Va bene, chi ha il fiammifero? Oh, c'è il lumino della Madonna! Chi sono tutti quei fiori? È Domenico, lo sai che va via? Dove? A Torino, si va a far prete. Miei, ascoltate i vostri genitori,
e non fumate, non rubate le cicche ai vostri nonni. Una volta domenica che mai mi ha fatto una predica. Anche a me. Mio cugino mi aveva dato un giornale illustrato, no? Di illustrazione aveva. Allora domenico, beh, me l'ha visto e mi ha detto. E il Dio ci ha dato la vista per guardare quelle cose bellissime che tu te ne servi per guastarti nell'anima. Ma l'ho detto con tanta serietà e con tanta bontà che guarda, perché domenica è buono, proprio buono. Lo ricordo ancora, me lo ricordo. Non te ne serve per gustarti l'arma. A me, più bella. Giocavo con lui a Cirimella. Gioca, gioca, poi mi fa. Vuoi che sabato andiamo a confessarci? Io gli rispondo di sì, ma senza pensarci. E poi non ci sono andato. Non ci sono andato perché avevo un... Dopo due giorni me l'hai fatta, mi dice. Io gli dico, non mi sentivo bene, avevo male allo stomaco. Qui. Ma lui mi dice, povero Renzo, hai ceduto alla tentazione. Prova a confessarti, vedrai che ti sentirai meglio. Sapete cosa ho fatto? Ci sono andato, mi sono confessato. E adesso sono contento. Come ha detto? Viene subito. Allora le diciamo, se non ci lascia? Vedrai, sarà contento anche lui. È qui. Dunque, sentiamo, cos'hanno da dirvi questi miei amici della guardia italiana? Non mi capisco di dirti di sì. Se la cosa è buona, dico sì anche subito. Noi sappiamo che l'uccello si mette in gabbia non gode la libertà, ma... È sicuro dal falcone. Finché il libro non trova... Finché... No, non riprendiamo perché dobbiamo iniziare il falcone? No, l'uccello. Il falcone? Appunto, e l'uccello può rimanere tra le sue unghie. Finché il libro può andare dove vuole. E allora? Vorremmo rimanere all'allenatore durante le vacanze. Tutto qui? I vostri genitori, la vostra salute, ci avete pensato? Sì, Don Mosco. Va bene, restate, contenti? Adesso tu, Massaglia, va a chiamare Burgo e Gavio, che dobbiamo mettere a posto lo statuto del vostro statuto. Vero, Savietto? Sì, sì. Don Mosco, che vuol dire domenico? Savietto vuol dire del Signore, proprietà del Signore, appartenere al Signore. Come sono contenta di avere questo nome. Ma lo sai poi davvero del Signore, tutto? Come faccio ad essere Don Bosco se lei non mi aiuta? Va bene, ti aiuto. Vedo che c'hai una buona stoffa. Ecco, posso dire questa stoffa? A fare un bel abito da regalare al Signore. Bene,
Io sono la stufa e lei ne è il sarto. Studierò, poi... E poi? Poi quando avrò terminato gli studi di latino, vorrei farmi sacerdote. Bene, bravo. Dimmi, Savietto, come va la scuola? A scuola, da professor Bondanino? Va bene, grazie al cielo. Bene, sentiamo un po'. Sei annoverato fin d'ora fra i miei sacerdoti, anzi fra i miei figlioli che vogliono diventare sacerdoti. Ah. Prega il Signore che ci faccia conoscere la sua volontà. Io prego sempre per questo, Don Bosco. Ma lo sai qual è la volontà del Signore? Sì, io voglio farmi santo. Quando avevo 7 anni, che ho preso la mia prima comunione, mi sono proposto 4 cose grandi. Uno, mi confesserò ogni volta che il sacerdote mi dà il permesso. 2, i miei amici saranno Gesù e Maria. 3, santificherò le feste. E 4, la morte vanno in peccati. Va bene? Tutto bene, tranne l'ultimo. Perché? Perché la morte non è l'unico rimedio contro i peccati. No, io non intendo così. Io dico che sono disposto a morire piuttosto che peccare. Ma, vedi, ti dirò come la penso. Secondo me, sai come la penso? Che tu sai perché preferisci il peccato, la morte al peccato? Perché chi ha peccato deve fare una penitenza lunga, lunga. E quindi preferisci la morte a fare una penitenza lunga, lunga. No, Don Bosco, che mi dice? Io non voglio fare penitenza. Allora, come potrei farmi sacerdote? Come potrei farmi santo se non faccio penitenza? Io gli ho chiesto sassolini nel letto e lei no. Ho chiesto digiuni e lei no. Adesso ho chiesto anche il flagello, perché me l'ha negato? Senti, le facevi anche a casa queste cose? Oh, lo facevo, però la mamma, dopo sia, quando si è accorta, non mi ha lasciato più fare. Ma hai chiesto il permesso al confessore? Perché si voleva il permesso? Va bene, ormai non serve. Ma lo dice anche Gesù che bisogna fare penitenza. Avanti, Don Bosco, mi faccia fare la novena della Madonna e di digiunare nel suo onore ogni sabato. No. Vede che è lei che non mi vuole, che non vuole che io faccia penitenza. Lei mi vuole fare santo, anch'io voglio essere santo. Però io voglio scegliere la strada più breve della mortificazione. Io ho sempre bisogno di farmi santo. Io devo farmi santo. E Dio vuole così, che io mi devo farmi santo. Allora cosa devo fare per farmi santo? Obbedire. Ed ora in poi non ti voglio più vedere d'inverno coi geloni perché non ti vuoi coprire. Il tuo dovere è quello di studiare e di andare anche alla ricreazione con i tuoi amici. Va bene? E la santità dov'è? Io faccio consistere la santità in una moderata e costante allegria. Ma quale grazia devo chiedere alla Madonna alle prossime novene? Allora, primo, compimento dei doveri. Secondo, santa comunione. 3, il racconto di un esempio edificante ogni giorno. E poi, quello di farti santo. Chiederlo a Dio. Va bene? Va bene. Senti, Sabietto, ti ho mai spiegato cosa vuol dire questa scritta? O No, non lo so. Signore, dammi anime e prendetevi tutto il resto. Ah, ho capito. Lei qui ha un negozio non di denaro, ma di anime. E spero che anche la mia anima faccia parte di questo commercio. Per questo te l'ho detto, adoprati a guadagnare anime a Dio. Appena sarò chierico, andrò a Mondonio e radunerò tutti i fanciulli a fare catechismo e insegnare loro la vita di Gesù e tutto. E così posso fare tutti i santi. E così
Quanti poveri fanciulli vanno persi nelle strade perché non ci sono che insegna catechismo. Sì, voglio fare proprio così. Dove non esiste. È necessario invece insistere. Vuole cessare cosa? Di perdonare quello che ti stai dicendo. Io dico di no. Vedi perdono. È da 6 mesi che vi odiate. Sembrate due padani. È giusto però che io lo voglio, perché è per lui, per dice che io vado in famiglia, da sempre dei nonni, mi dice sempre. Mi prendo in giro, faccio queste qua, capisco le cose che fa per muso, mi spacco, dopo sono d'accordo. Guarda un po', però. Io ho parlato bene a Don Bosco per te. E dopo, anche la scuola ti vuole, tutti ti vogliono bene e ti lodano. Perché ti vuoi rovinare con questa cosa da tuo figlio? Non so perché. Cerco io di convincermi, no. E io di chiederti perdono, va bene? Sì, ci vuoi tentare tempo, però non ti garantisco niente, anzi, passi. Guarda. No. Ti dico che sarà inutile, perché io lo conosco bene. Guarda, io... È più cattivo del diavolo. Lo so, però guarda. Io devo scrivere una letterina. Perché io so che Nino ha un cuore buono e attendo oggi la sua risposta. Ha un cuore di cane, ecco. Dai, non dire così, andiamo a giocare. Su, così stiamo un po' a legno. Dai, andiamo. Ah, Domenico, ora arriverà Don Bosco con la sentenza sulle nostre attività. Ciao, Bartolomeo. Ah, ci vediamo, eh? Va bene, allora, ciao, eh? Ciao. Ciao. Se ci riesci, grazie. E se ci sono sciocchezze, allora, ciao. 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 Ti sei riuscito? Ah, mi sembra di sì. Ormai è uno scandalo, lo sa tutta la gente, non si parlano. Se lo fanno, lo fanno solo per insultarsi. Guarda, ho cercato tutte le scuse, tutte le preghiere per convincerlo. E lui? Lui, bisogna adesso vedere Nino, perché lui mi pare che sia con Nino. Ma sai cosa gli direi? Che cosa? Gli direi che, non lo sai che ho visto uno dell'oratorio che ha sognato di indossare una tuba luminosa in testa e dopo 22 luni di morire. Guarda caro, io ci ho pensato a fare questo, però Nino è da 6 mesi che è nell'oratorio. E così quella sogno andava per i ragazzi che erano già nell'oratorio, capito? È vero, ma... Oh, guarda, arriva Don Bosco. Ah. Stop. Che cosa sta? Stop che arriva Don Bosco. Guarda, arriva davvero. Ah, ecco. Allora, sentitevi a sedere un attimo. Il pensiero di Bologna, speriamo che non piova. Ho esaminato tutti i 21 articoli di regolamento. Oh, Burgo, come va? Va tutto bene, Don Bosco. Burgo, è da un po' che Don Bosco ti tiene sotto la sua protezione. Don Bosco... Stanno escogitando qualcosa e a tua insaputa. Don Bosco preferisce quelli buoni come Domenico
o quelli cattivi come me? Io sono cattivo, buono, e buon cattivo. Burgo è come uno di questi fiori dei prati. Bel fiore, non ne vedo neppure uno. Oh, eccone uno, non cresciuto e già spezzato. Ho esaminato tutti gli articoli dell'Associazione dell'Immacolata fondata dal nostro Domenico. Vanno bene, però mi permetto di fare alcune osservazioni. In particolare, su tre condizioni non voglio transigere. Quali sono? La prima, il voto, anzi, le promesse non hanno forza di voto. Seconda, non obbligano secondo peccato in nessun modo. Terza, non dovete inserire nessuna pratica religiosa senza il permesso dei superiori. E ora l'opera apostolica con i vostri compagni. Trasformeremo l'oratorio nel cenacolo di santità. Ma santità? Allegra! Allegrissima! E saremo come vuole l'associazione. Tenaci nelle risoluzioni. Rigidi verso di noi. Amorevoli col prossimo. Esatto, in tutto. Viva il mondo! Piove. Andiamo dentro? Sì, sì, signore. Vi benedico. Avete visto come piove? Sì, molto! Anche molto! Troppo! Ora devo scappare, come al solito, ma ho margherita e senza denari. È senza denari. La guardia imperiale alza la bandiera, davanti ai debiti dell'oratorio. Ehi, Domenico, mi porti allora stasera quella cosa? Sì, sì. Bigliettino. Ho pensato che non mi rispondesse neppure. No, io invece rispondo sì. Ne vuoi una? No, grazie, sarebbe contento che mi dessi i sassi che hai in quella tasca lì. No, questo l'ho promesso in porta, in testa. Dai, Nino, perché sei così cattivo? Io cattivo? È io che voglio fare giustizia. Lui mi prende sempre in giro, a mio padre, a mia madre. Ma io parlo con il vostro, e lui mi ha detto. E tu che prendi in giro la sua famiglia? Ah, così dice quel bugiardo, tu vedi le sue parole? Ma Nino, e tu non vuoi perdonarlo? Io perdonarlo? E io mi prenderebbe in giro per tutto l'anno. Ma no, che non lo fa. Lo farà, lo farà. Ti prometto io. E le tue promesse credo, ma le sue no. E se il signor ti castigasse? Non ti ricordi più il signor Don Bosco? Sì, anche tu di quando l'ha raccontato. Non ti ricordi più di quello? Ma tu vai luminosa? No, se fossi io non lo so. E come fai a sapere che non sei tu? E se fossi tu? E se fossi proprio tu? A me non me ne frega un bel niente. E anche se io morirò, lui dovrà pagare fino all'ultimo. Dai, lasciami stare.
prego per me. Avanti, c'hai coraggio, vigliacco! Vieni su con le pietre e risolviamo la questione del pugno, una volta che lo sei alto. Tu fai così perché la vecchietà è pugno, ma prendi su le pietre e facciamo una gara. Decidi tu la distanza. Ok, andiamo dal prato. Non mi figuro come te, coniglio che piace sempre. Avanti, fa presto. Aspetta che scelga le piante che mi piace. Pesto di salame. Aspetta che piova. Per schivare la gara. Io aspetto che piova. Non ho mica paura come te di due gocce d'acqua con Ciro. Guarda, io sono già pronto, guarda. Scherzo la prima piena, guarda. Piglialo se lo vuoi. Vabbè, la mira! Oh, vizi gli occhiali! Prendi questo, cretino! Ce l'aveva Beniamino la mira, della sì, tua, brutto sì. Orbo, occhi storti! Ah, dillo per te, caro! Sì, e poi va a dire a Domenico che sono io, vero? Sì, allora, sì! A prendere i tuoi genitori, a iniziare sì. Per primo! Allora, primo chi è iniziato qui? A prendermi in giro, a dire, ah, vieni qua, codardo, vieni. A dirmi, ah, hai paura della pioggia, vuoi schivare la sfida? Sì, vuoi schivare la sfida. Difatti, sono pur venuto. Nino, mortelo, cosa fate? Lasciaci stare, voilà. Vattene via, Domenico, se non lo vuoi prendere anche te. Se non lo volete smettere, almeno accettate una condizione. Perché se mi permette di spaccargli la faccia. Te la spacco io la faccia. Non impedisce niente la mia condizione. Allora sentiamolo, su, dai. Ok, accetto anch'io. Ecco, prima di scagliare i vostri sassi contro di voi due, scagliate prima i sassi contro di me. Ma Domenico, ma cosa dici? È di forte, che sentono tutti, che Gesù è innocente e ha perdonato i suoi crocifissori. Domenico. Mentre io, con i miei peccati, voglio vendicarmi. Ma Domenico. Dai, su, Nino. Tira la sassata su di me, sulla mia testa, dai. Ma io non ho nulla contro di te. Allora tu, Bortolo, dai, tira la sassata contro di me, su. Ma... Io ti rimando su di te, anzi ti vorrei difendere. Come? Mi vorrei difendere? E non sei capace di perdonare un insulto? E tu, Nino, non sei capace di salvare la tua anima? Non vorrete proprio rovinare con questo peccato, eh? Dai. Vedrai che se ne va. Chi te lo dice? Non ci credi al medico? Cosa ha detto il medico? Quando Domenico è tornato da Torino, per 4 giorni non è andato a letto.
Poi sentendo che le forze lo abbandonavano e la tosse aumentava, l'hanno mandato a farsi visitare dal dottore. E il dottore cosa ha detto? Il dottore ha detto che il male è più grave di quanto sembra. Visto che anche... Aspetta. Il medico gli ha detto di andare a casa e mettersi a letto. Poi è andato lì e gli ha fatto dei salassi. Cosa sono i salassi? I salassi sono quando si fa un taglio in una vena e c'è sangue perché c'è troppo. E gli hanno tolto il sangue al Domenico? Ma chi è quel dottore? È un macellaio. Lui è così pallido che bisognerebbe mettere il sangue, non toglierlo. E poi che io ti ho regalato quel vino così buono. Cosa vuoi che ti dica? Non sono mica medico io. Sì, ma comunque con quei salassi... Sì, salassi. Non aveva paura. Ma che? Solo deve, teneva allegri il medico. Quanti ne hanno fatti? Ne hanno fatti 10. L'hanno rovinato? No, il medico dice che dopo si sentirà bene. Deve fare una giudiziosa convalescenza. Poi potrà tornare a Torino. A Torino non ci torna. Ma perché? Ma perché il medico ci andrà all'altro mondo. Ma perché? Chi te lo dice? Il medico dice di no. Vuoi proprio mandare Domenica al cimitero? No, io certo no, è pure per sogno. Ma io con tutti quei morti che ho visto, il primo e il secondo Burgo, di Tortora, non era l'amico di Domenico. Secondo è Camillo Gaglio, anche lui morto. E poi Giovanni, che lui figlio dei contadini di Massaia, è morto anche lui che ci voleva fare prete. E poi anche mamma Margherita. E basta così allora. No, adesso tocca a Domenico. Nino, ma sei matto? Siamo in casa sua. Sua mamma piange, disperata. Suo padre va e viene. Per la casa sembra la Melaconia in persona. Guai se ti sentissero. Ma io te lo posso dire. Lui mi ha detto che lui morirà. Morirò anch'io, non lo dico solo io. Lo dicono tutti. Lo sai, Domenico, dice sempre la verità lui. E in più, lo sai, Don Bosco quando è andato a trovarlo, che nell'ora di colazione non l'ha trovato mica, era in chiesa che pregava. E in più una volta l'ha visto che parlava col crocifisso. E poi un'altra volta con i suoi bambini, praticamente l'ha visti e Domenico se n'è andato, ha piegato la sua roba e ha trovato un corpo di una donna. Il padrone non l'aveva neanche visto. Quando l'ha detto? Lo sai, quando lo dice per certe volte lo ripete. Per esempio, quando lui dice io bisogna che io corra, se no la notte mi sorprenderà per la strada. Questo vuol dire che morirà, no? Sì, questo lo ripete anche qui a casa. Sì, ma anche lui a Bardocco ogni mese si celebra un patronale per ogni primo che è morto. Che tristezza, arriva a Bardocco. Ah sì, questo sì. Infatti, l'altra volta con Don Bosco, Domenico, gli diceva qualcosa perché qualcuno prima o poi morirà. Ha detto proprio così? Ah sì, questo sì. E poi là ha trovato anche molta gente di là e infatti ha salutato molta gente più così per praticamente come se dovesse morire. Adesso lasciami sentire. C'è ancora il prete, ma lo sto salutando. Anche se c'è il medico, praticamente Domenico è così sicuro di morire che si sta buttando a fare il vaccino.
svegliatico e oggi non l'ho santo. E si è confessato? Sì, si sono confessato senza dubbio, ma lui qui a Valdocco l'unica cosa che non abbiamo notato è un difetto, i suoi difetti. Infatti non so cosa abbia da confessarsi. Adesso ragazzi, invece di venire voi di là a trovare Domenico, io lo porterò di qua. Intanto prendete la poltrona, mettetela vicino alla finestra con qualche coperta, così lo potremo mettere lì a riposarsi. Ecco ragazzi, vi ho portato Domenico. Bene, visto che hanno preparato la poltrona, copriamo. Ciao Nino. Ciao. Ciao Renzo. Ci vediamo dopo ragazzi. Ho appena finito il consulto con medico Celeste. Ho preso anche l'unzione e ora mi sento meglio. Ma ti senti male? Ma il medico ha detto ringraziamo la provvidenza. Io se potete sapere cosa gli ho detto, ma speriamo che non sia offeso. Io gli ho detto che il mondo è vinto, ma io ho bisogno di fare una giaziosa con giaziosa davanti a Dio. E ma, così? Ma sei proprio sicuro, Domenico? Sì, sì, sono sicuro, Lorenzo. Nino. Mettami il crocifisso che sta di là, che lo voglio qui vicino. E prendi anche il libretto delle mie preghiere. Renzo? Non mi sembra vero. Anche vero. Ho pregato tanto per la donna e credo che lei mi aiuterà. E tu, Renzo, sei sempre buono. Grazie, Nino. Poi diciamo la preghiera. Eterno Padre, vi offriamo il sangue preziosissimo di Gesù, sparso per noi con tanto amore e dolore, dalla piaga della sua mano destra, e per i meriti e le virtù di esso, supplichiamo la Divina Vostra Maestà di concederci la santa benedizione, affinché in forza di essa possiamo essere difesi dai nostri nemici, liberati da tutti i mali. Amen. Poco tempo fa ho chiesto al prete che mi dà qualche ricordo per confortarmi. Sai cosa mi ha lasciato? La passione del nostro Signore Gesù Cristo. La passione del nostro Signore Gesù Cristo sia sempre nel mio cuore, sulle mie labbra e nella mia mente. Carlo, Carlo, Domenico sta male. No, dorme. Lasciamolo riposare. Adesso, se volete, potete andare, grazie. Oppure potete andare di là o rimanere anche qui. Senza fare rumore, però. Domenico deve riposare.
Sì, Domenico deve riposare. Nessuno faccia rumore. Questo fanciullo è stanco. Ha camminato tanto per essere buono, per essere santo. Ora è stanco. Lasciatelo riposare. Mio buon Domenico, riposa, dormi, sogna. Lascia che la tua mente vada come una nave sull'onda dolce dei ricordi. Arriva di Chieri, dove sei nato, a Mondoio d'Asti, dove hai passato i primi anni, a Murialdo, piccola borgata povera da dove sei passato a Torino, a Valdocco. Oh, quanti ragazzi, quanto sarei felice se potessi guadagnare a Dio i miei compagni. Oh, quanto sarei felice se potessi guadagnare a Dio i miei compagni. Addio, amati compagni, addio. Pregate, pregate per me, e arrivederci là dove saremo sempre col Signore. Don Bosco, mi faccia un regalo da conservare per un suo ricordo. Dimmi, che regalo ti aggrada e te lo farò all'istante. Vuoi un libro? No, qualcosa di meglio. Vuoi denaro per il viaggio? Sì, appunto, denaro per il viaggio dell'eternità. Lei ha detto di aver ottenuto dal Papa alcune indulgenze plenarie in articulo mortis. Don Bosco, metta anche a me nel numero di quei ragazzi che vi possono partecipare. Sì, figlio mio. Sì, caro Savietto. Ciao, Domenico. Domenico, ricordati di noi. Ritorna presto. Arrivederci. Grazie di tutto, sai. Ciao, Domenico. Domenico. Arrivederci. Ciao. Amatevi, compagni. Addio. E ci vedremo là, con il Signore, dove saremo sempre felici. Sempre. Addio. E pregate per me. Aiutate un altro. Addio. E arrivederci. Andrai a casa e dopo che ti sarai alquanto ristabilito in salute, ritornerai. Oh, questo poi no. No, no. Io me ne vado e non tornerò più. Ma perché vai a casa di malanimo, Domenico? Perché desidero morire all'oratorio. Don Bosco, qual è la cosa migliore che posso fare un ammalato per acquistare merito davanti a Dio? Offrire spesso a Dio quanto egli soffre. Quale altra cosa potrebbe fare? Offrire la sua vita al Signore. Non posso essere certo che i miei peccati mi sono stati perdonati? Te lo assicuro, in nome di Dio, Domenico. Don Bosco, se all'ultimo momento il demonio venisse a tentarmi, cosa dovrei rispondere? Domenico, rispondi che tu hai donato l'anima a Gesù, che Egli ha sparso per la tua tutto il suo sangue. Don Bosco, nel paradiso potrò vedere i miei compagni dell'oratorio, i miei genitori, il mio babbo e la mia mamma. Sì, Domenico, vedrai le vicende dell'oratorio, vedrai il tuo babbo e la tua mamma. Papà. Eccomi, Domenico. Sono qui. Cos'è che c'è? Ci siamo. Prendi il petto e leggi la preghiera della buonanotte. Dì alla mamma di non piangere che io vado in paradiso. Quando i miei piedi immobili mi avvertiranno che la mia carriera in questo mondo è presso a finire, misericordioso Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mie mani tremore e intorpidite non potranno più stringervi, crocifisso e mio malgrado
lascerò ricadere sul letto del mio dolore. Gesù, abbiate pietà di me. Quando i miei occhi offuscati e stravolti dall'orrore della morte imminente fisseranno in voi gli sguardi languidi e moribondi. Gesù, abbiate pietà di me. Quando le mie orecchie, presso a chiudersi per sempre ai discorsi degli uomini, si apriranno per intendere la vostra voce. Gesù, abbiate pietà di me. Quando la mia immaginazione agitata da orrendi e spaventevoli fantasmi sarà immersa in mortali tristezze e il mio spirito turbato dall'aspetto delle mie iniquità e dal timore della vostra giustizia. Gesù, abbiate pietà di me. Quando avrò perduto l'uso di tutti i sensi e il mondo intero sarà sparito da me, ed io gemerò nelle angosce dell'estrema agonia e negli affanni di morte. Gesù, abbiate pietà di me. Quando la mia anima, sull'estremità delle labbra, uscirà per sempre da questo mondo e lascerà il mio corpo pallido, freddo e senza vita. Gesù, abbiate pietà di me. Finalmente, quando la mia anima comparirà dinanzi a voi e vedrà per la prima volta lo splendore immortale della vostra maestà, non la rigettate al vostro cospetto, degnatevi di ricevermi nel seno amoroso della vostra misericordia, sì, affinché io canti eternamente le vostre lodi. Sì, è questo che voglio. Oh, caro papà, quanto è bello cantare lodi di Dio Altissimo. Addio, caro papà. Addio. Domenico. Oh, che bella cosa è domani. Domenico. L'anno del Signore 1842, il giorno 2 del mese di aprile, alle 5 della sera, nella parrocchia dell'Assunzione, comune di Riva, fu portato in chiesa un bambino di sesso maschile, nato alle 9 del mattino nel territorio di questa parrocchia, figlio di Carlo Savio, fabbro, e di Rosa Brigida, sarta, sposata Savio. Al bambino furono dati i nomi di Domenico Giuseppe. Domenico, che significa del Signore, era un ragazzo come voi. Andò a scuola, giocò, rise di gusto durante le ricreazioni, proprio un ragazzo come voi. In ogni ragazzo c'è la stoffa per fare un Domenico Savio. L'essenziale è che riesca a trovare il sarto giusto, il suo Don Bosco. Ha origine una storia di santità, luogo giustamente denominato la collina delle beatitudini giovanili. Ecco, cari ragazzi, proprio su queste colline, nella casa dove Domenico Savio e i suoi genitori vissero dal 1843 al 1853, ha inizio il racconto Il segreto di Domenico Savio. Dicembre 1856. Torino è immersa in una notte gelida. Don Bosco lavora nel suo piccolo ufficio, risponde alle molte lettere arrivate in giornata. Qualcuno bussa alla porta. È Domenico Savio, uno dei suoi ragazzi. Presto, Don Bosco, venga con me. C'è una cosa importante da fare. A quest'ora di notte. Dove vuoi condurmi? Venga, presto! Don Bosco racconta. Lo seguo. Esce di casa, passa per una via, per un'altra ed un'altra ancora. Non si arresta né fa parola. Io l'accompagno di porta in porta finché si ferma.
sale una scala, raggiunge il terzo piano e suona una forte scampanellata. È qua che deve entrare, mi dice. La porta si apre, si affaccia una donna, vede Don Bosco e dice: è il Signore che la manda, presto, altrimenti mio marito non fa più in tempo, ha abbandonato la fede tanti anni fa. Adesso sta morendo e chiede per pietà di potersi confessare, perché ha paura di presentarsi al tribunale di Dio. Prima di entrare per confessare l'uomo morente, Don Bosco guarda Domenico. Tante domande si affollano alla sua mente. Chi gli ha parlato del moribondo? Come ha fatto a trovare con tanta sicurezza la casa attraverso vie della città che certamente non conosceva? C'è un segreto in Domenico? Quale? Don Bosco aveva incontrato Domenico Savio per merito di una grossa stufa usata nella scuola elementare di Mondonio, il paesino delle colline astigiane dove la famiglia Savio si era trasferita nel 1853. Il papà faceva il fabbro ferraio, la mamma era la sarta del paese, una famiglia dove tutti si volevano bene e volevano bene al Signore. Domenico aveva 11 anni e doveva finire le elementari. All'inizio dell'inverno il maestro, Don Cugliero, aveva detto: ogni mattina, insieme ai libri, porterete un pezzo di legno per la stufa. Studieremo al caldo. Così, tutte le mattine, Domenico lasciava la sua casa con un pezzo di legno in mano. Una mattina del febbraio 1854 nevicava forte. Due alunni pensarono di fare uno scherzo e, invece del pezzo di legno, infilarono nella stufa alcune grosse palle di neve. La stufa si spense. Quando Don Cugliero entrò nell'aula gelida e vide la stufa spenta, domandò arrabbiato: «Chi è stato?» I due monelli, che si erano messi d'accordo, scattarono in piedi e insieme indicarono Domenico dicendo: «È stato lui!» Nessuno fiatò, perché i due colpevoli erano i più robusti della classe e avrebbero picchiato chi avesse parlato. Allora il maestro fece inginocchiare Domenico sul duro pavimento dell'aula. «Stai lì fino alla fine delle lezioni, sentirai come si sta accanto ad una stufa spenta. Non me lo sarei mai aspettato da te, con tutte le tue arie da Sant'Arellino». Uscendo dalla scuola, però, qualcuno fu preso dal rimorso e sussurrò a Don Cugliero i nomi dei veri colpevoli. Sorpreso, il maestro chiamò Domenico. «Ma perché sei stato zitto? Bastava che mi dicessi, non sono stato io». Domenico fissò il maestro e disse semplicemente: «Anche il Signore è stato calunniato ingiustamente e non si è mica ribellato». Don Cugliero rimase colpito da queste parole e decise di aiutare Domenico. Così, un giorno che Don Bosco era nella sua casa ai Becchi, Don Cugliero gli mandò Domenico e suo padre. Don Bosco ricorda così quell'incontro. Era di buon mattino. Domenico aveva il volto ridente e l'aria rispettosa. «Chi sei?» gli dissi. «Da dove vieni?» «Io sono Savio Domenico, di cui le ha parlato Don Cugliero, mio maestro, e vengo da Mondonio». Parlarono degli studi e della vita e subito entrarono in confidenza. Don Bosco conobbe in quel giovane un animo illuminato dallo spirito del Signore. «Ebbene, che gliene pare? Mi condurrà a Torino per studiare?» «Mi pare che in te ci sia della buona stoffa». «A che può servire questa stoffa?» «A fare un bell'abito da regalare al Signore». «Dunque, io sono la stoffa e lei sia il sarto». Il 29 ottobre del 1854, l'oratorio di Don Bosco accolse Domenico Savio con la sua magnifica baraonda di giochi, risate e corse. Don Bosco era nel pieno delle sue forze e pensava al suo massimo progetto. La fondazione dei Salesiani, gente in gamba consacrata a Dio per i ragazzi più poveri. I ragazzi che vivevano all'oratorio giorno e notte erano un centinaio. Alla domenica e nel pomeriggio dei giorni feriali, i prati dell'oratorio erano invasi da ragazzi di ogni genere. Venivano a giocare, a imparare qualcosa, a stare con Don Bosco, pronti a divorare la pagnotta della merenda e magari a scappare quando era l'ora di andare in chiesa. Domenico aveva istintivamente, ma profondamente capito quello che faceva Don Bosco per quei ragazzi, e lo voleva fare anche lui.
La prima festa di Maria Immacolata, che Domenico trascorse all'oratorio, fu una giornata di grande entusiasmo. Proprio in quel giorno, a Roma, Papa Pio IX dichiarava a Verità di Fede che la Madonna era nata senza peccato originale. Nel pomeriggio, Domenico si inginocchiò all'altare della Madonna nella piccola chiesa dell'oratorio. Stringeva fra le mani un biglietto sul quale aveva scritto la sua consacrazione alla Madonna. Maria, vi dono il mio cuore. Fate che sia sempre vostro. Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei. Domenico e alcuni dei suoi compagni frequentavano una scuola fuori dell'oratorio. Domenico era sempre il più pronto a trovarsi al cancello di uscita per recarsi alla scuola. Tornava sempre per la via più breve, anche quando gli altri ragazzi scappavano a comprarsi qualche dolce, a vedere i baracconi o a giocare con la neve. Era amico di tutti e non diede mai dispiacere a nessuno. Il 24 giugno si faceva una gran festa all'oratorio per l'onomastico di Don Bosco. Quell'anno, la sera della vigilia, Don Bosco disse sorridendo ai ragazzi: «Domani volete festeggiarmi e io vi ringrazio. Da parte mia voglio farvi il regalo che più desiderate. Ognuno prenda un biglietto e scrive il regalo che desidera. Non sono ricco, ma farò di tutto per accontentarvi». Don Bosco ricevette una valanga di bigliettini. Trovò domande serie e bizzarre. Un ragazzo gli chiedeva 100 chili di torrone, un altro voleva una tromba e un altro ancora un cucciolo uguale a quello che aveva lasciato a casa. Sul biglietto di Domenico trovò 5 parole: «Mi aiuti a farmi santo». Don Bosco prese sul serio tutte le domande, ma specialmente quella di Domenico. Lo chiamò e gli disse: «Ti regalerò la ricetta della santità. È formata da 3 ingredienti che bisogna mescolare insieme: allegria, studio e preghiera, fare del bene. La ricetta della santità è tutta qui». Erano parole che Don Bosco aveva ripetuto molte volte. Domenico le prese sul serio. Questo divenne il suo segreto. Era un vero divertimento per i ragazzi più grandi vedere i piccoli che tentavano di rifarsi il letto ogni mattina. Domenico da quel giorno non rise più. «Vuoi che ti dia una mano?» divenne il suo ritornello. A quel tempo le classi erano molto numerose. Gli insegnanti non potevano fermarsi ad aspettare i ragazzi che faticavano di più. Domenico si offrì per aiutarli a studiare tutte le sere, una volta terminati i propri compiti. Ma il segreto di Domenico era più grande. Ogni giorno, l'incontro con il Signore nella preghiera e nell'Eucarestia e quello settimanale nella confessione riempivano la sua anima di luce e di forza. Gesù e Maria erano i suoi grandi amici. La preghiera di Domenico era un dialogo vero. Parlava e ascoltava. Un giorno, due compagni di scuola di Domenico si scambiarono insulti pesanti, si pestarono. Poi uno gridò: «Ti sfido a duello!» Un duello vero, copiato da quelli dei grandi. Misurarono 20 passi, tracciarono 2 cerchi, collocarono 5 pietre in ognuno dei cerchi e si prepararono al lancio. In quel momento passò Domenico. Ma che poteva fare? Si mise fra i due contendenti e mostrò il crocifisso che portava al collo. «Guardate il crocifisso!» esclamò con decisione. «E adesso ripetete queste parole: Gesù è morto perdonando i suoi crocifissori. Io invece non voglio perdonare. Voglio vendicarmi a costo di fare male a un amico». I due ragazzi rimasero senza fiato e fecero pace. Uno dei due, diventato adulto, ricordava: «Mi sentii pieno di vergogna. Domenico era un caro amico e la nostra era una triste avventura». Nella primavera del 1856, Domenico ebbe un'idea: unire tutti i giovani più volenterosi in una società segreta per diventare un gruppo compatto di piccoli apostoli tra i compagni e aiutare Don Bosco. L'idea piacque. La società fu chiamata Compagnia dell'Immacolata. I soci della compagnia si impegnavano a diventare migliori con l'aiuto della Madonna e di Gesù. L'entrata in azione della compagnia migliorò decisamente la vita dell'oratorio.
Infatti la sua attività principale era quella di aiutare i ragazzi più difficili e indisciplinati, i nuovi arrivati, quelli che non conoscevano nessuno, non sapevano giocare, parlavano solo il dialetto del loro paese e avevano tanta nostalgia. Per loro, Domenico Savio creò la più bella definizione di santità. Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Nell'estate Don Bosco mandò Domenico e un altro ragazzo ai Becchi a preparare il posto per il gruppo dei ragazzi che sarebbe arrivato in seguito. Lassù li attendeva mamma Margherita, la mamma di Don Bosco. Domenico ed il compagno saltarono, scherzarono, risero come due merli ed arrivarono ai Becchi tutti sudati. Furono forse gli ultimi momenti spensierati di Domenico. La salute di Domenico cominciò a peggiorare rapidamente. Nel febbraio del 1857 una tosse insistente lo torturava. Don Bosco decise di mandarlo a casa. Allora Domenico disse a Don Bosco: «Me ne vado e non tornerò più. È l'ultima volta che possiamo parlarci. Mi dica, cosa posso ancora fare per il Signore? Offrigli le tue sofferenze. E cos'altro ancora? Offrigli anche la tua vita. L'ho già fatto», disse Domenico sottovoce. Il saluto più commovente Domenico lo diede agli amici dell'Immacolata. Poi venne il suo papà e insieme lasciarono l'oratorio. Don Bosco rimase a guardare con un dolore profondo quel ragazzo che partiva. Si sarebbero rivisti solo in paradiso. Domenico Savio si spense quasi all'improvviso il 9 marzo 1857. Papa Pio XII lo dichiarò santo il 12 giugno 1954. Il primo santo a soli 15 anni. A tutti i giovani del mondo, Domenico Savio ha lasciato il suo segreto: la via della santità nella gioia e nell'amicizia. Se lo volete, può diventare anche il vostro segreto.